Come noterete da questa maglietta super pacifista, il canale Marzen ha raggiunto 300.000 visualizzazioni. Grazie a tutti coloro che ci sono stati, grazie a tutti coloro che arriveranno. L'ulivo è un albero sacro. Ciò significa che ogni volta che mi approccio ad esso, devo farlo con il massimo del rispetto. Ciò non significa che devo abbandonare gli alberi di ulivo a se stessi senza potarli. Devo potarli quando ne hanno bisogno, con i giusti criteri, senza mai esagerare. Non devo fare degli ulivi delle creature artistiche come si vedono in giro ultimamente. Le olive sono le regine della gastronomia italiana. La cucina italiana non sarebbe niente senza l'olio di oliva. Oltre ad essere utilizzate per fare l'olio, posso farle in mille altri modi. Oggi vediamo come in pochissimo tempo facciamo le olive al forno. Prendo le olive fresche appena colte dall'albero e le metto in una teglia di alluminio senza carta forno. Io non sono un amante della carta forno perché secondo me altera i sapori dei cibi. Ho preriscaldato il forno a 200 gradi e ci metto le olive. Quando la pelle delle olive avrà formato delle grinze, sarò sicuro che sono cotte. Dopo 20 minuti di cottura in forno, queste olive sono pronte. Per rispondere a un commento apparso recentemente su uno dei miei video relativi alle olive, fatto da un signore scettico che riteneva che alcune tempistiche di maturazione delle olive in salamoia fossero troppo ristrette, ribadisco che io parlo di olive toscane e questa è la differenza fra un'oliva toscana e una calabrese datami dalla signora Sainato, mia mentore. Ovviamente cambiando le dimensioni si restringono per quanto riguarda le olive toscane i tempi di cottura, i tempi di maturazione in salamoia, eccetera. Come vedete la pelle delle olive è diventata rugosa, molto più morbida. Ciò significa che le olive sono pronte per essere consumate. Ma come degustare questo nobile frutto della natura cotto al forno? Ci sono infinite modalità. Quella che preferisco è con il coniglio, in umido. Si cuoce il coniglio e verso la fine della cottura si aggiungono queste olive. Sono ottime con tutta la cacciagione, con il cinghiale in salmì, con il fagiano, ma anche con uno spezzatino. Possono essere messe sott'olio, fatte in salamoia. Possono arricchire in maniera molto decisa una salsa alla boscaiola. Sono ottime in tutti i modi. Come le conservo? Le metto in frigo in un barattolino chiuso. Dureranno un bel po' di tempo. Non perdetevi quindi la soddisfazione di degustare un sapore forte, deciso, ottimo e sicuramente salutare. Buon appetito!